Beh, buonasera ai nostri telespettatori, siamo insieme stasera per una conversazione pasquale, la consueta trasmissione che noi facciamo tutti gli anni in occasione della prossima Pasqua. Conversazione pasquale con il Vescovo di Fiesole che abbiamo stasera ospite qui davanti a me, Sua Eccellenza Monsignor Mario Meini, che converserà su proposta e sollecitazione di sei studenti della terza liceo del liceo classico di Figline, Marsilio Ficino, che a cominciare da destra sono Eleonora Bellacci, eccola, accanto a lei Maria Costanza Aterini, Arianna Damiani, no, questo sono io, ecco, Arianna Damiani, e a partire da sinistra, dal lato sinistro mio, Paolo Rafael Simoni. Non lo vedo, eccolo. Accanto a lui Leonardo Camiciotti. Leonardo, ancora non c'è sullo schermo. Vediamo un po' di inquadrare Leonardo direttamente per far vedere chi è. E insieme a lui c'è già inquadrato Gabriele Maffoni. Bene, intanto la presentazione si è fatta. Io direi di cominciare subito con le domande, insomma, che questi ragazzi hanno da rivolgere al Vescovo, che in qualche modo hanno attinenza con il tema di stasera. Intanto vi ricordo una novità prima di cominciare la nostra conversazione, che esiste ora da poco tempo il sito internet di Segno 7 che è www.segno7.it, forse se fosse in sovraimpressione sarebbe meglio perché è proprio scritto Segno 7 con la cifra, numero 7, altrimenti se si scrive in lettere non viene. Su questo sito c'è un po' tutta la storia, la composizione della redazione, eccetera, ma soprattutto cominciano a essere presenti le puntate per cui chi non può vedere la trasmissione o non ha la possibilità di vederla, eccetera, e ha desiderio di vederla, se qualcuno la vuole vedere, può rivedere le trasmissioni. Bene, cominciamo ora, da Leonardo Camiciotti, che rivolgerà al Vescovo la prima proposta di stasera, quindi è un onore. Vediamo un po'. Secondo lei, la crisi contemporanea è scaturita soltanto dal malfunzionamento dell'economia o investe anche piuttosto la sfera etica delle persone? Bella domanda, davvero. Ma innanzitutto vorrei partire proprio da una considerazione che parlare della crisi economica attuale non è di parlare di un qualcosa di astratto, ma ci sono dietro, sotto, persone, famiglie. Ci sono persone che stanno soffrendo questo momento di passaggio, questo momento delicato. Io vorrei esprimere tanta solidarietà a chi è in difficoltà per giungere a fine mese, vorrei esprimere un senso di solidarietà a chi sta perdendo lavoro nelle piccole attività o nel lavoro dipendente, da varie parti tutto questo accade. Ecco, un senso di grande, grande solidarietà, anche qua so che alcune persone sono al lavoro ridotto, vorrei esprimere proprio anche a loro un senso di vicinanza e l'auspicio che tutto possa riprendere. Possa riprendere qui, possa riprendere nelle fabbriche, nelle aziende, nel commercio, nelle piccole attività, perché famiglie hanno bisogno di respirare in questo. Il perché della crisi. Io non sono un sociologo e non sono un economista, però mi vengono in mente gli insegnamenti dei profeti nella Bibbia. Sto pensando a Amos, no? La prima grande figura di profeta che ha lasciato degli scritti. Sto pensando a Osea, Isaia, forse il più famoso, Geremia. Loro denunziavano sempre questo. Quando viene fuori una crisi anche di ordine politico, l'esilio all'epoca di Geremia, la deportazione e prima ancora all'epoca di Amos e di Isaia, altre crisi. Quando escono fuori queste crisi di ordine politico, prima c'è una crisi di ordine economico, ma prima ancora c'è sempre una crisi di ordine morale. Cioè, quando si perde di vista il bene comune, la rettitudine di comportamento, quando ognuno comincia a fare il proprio interesse e si approfitta delle varie situazioni, prima o poi questo viene ripagato, è ripagato da tutti.
soprattutto quando anche in chi ha responsabilità, qui i profeti hanno delle parole dure per i responsabili allora dei governi e anche sotto il profilo religioso, quando chi ha responsabilità non sa tenere bene le redini e non tiene il diritto alla giustizia, ma fa i propri interessi, prima o poi viene lo sfacelo. Io credo che prima di tutto la crisi sia di ordine etico. Quanto negli ultimi decenni, ma direi fino a noi, no? Quanto abbiamo guardato all'interesse personale e quantomeno al bene comune. Non si parla molto di bene comune, non si parla di diritti, si parla piuttosto di esigenze, si parla di quel che è dovuto a me, meno di quel che io devo per gli altri e per tutti. Ma se inquadro così il discorso, prima o poi tutto si sgretola, non può reggere. Solo delle coscienze forti reggono un sistema, altrimenti no. Bene, un nostro collaboratore che si chiama Alessandro Gambassi, in occasione della permanenza lunga in Russia per lavoro, ha avuto l'occasione di preparare dei servizi filmati sulla Russia, abitudini, eccetera. E ecco, io manderei ora il primo filmato del previsto di Alessandro Gambassi col titolo La Russia dalla Quaresima alla Pasqua, quindi bene o male in qualche modo ci manteniamo nell'atmosfera. In Russia il Veliki Post, il periodo di digiuno ortodosso che precede la Pasqua e che equivale alla nostra Quaresima, è preceduto da una settimana di festa di origine pagana. La Maslenitsa, una sorta di carnevale molto sentito e celebrato anche nel più sperduto villaggio del paese. L'ultimo giorno della Maslenitsa, in ogni casa e per le strade, si preparano e si offrono agli ospiti crepe ripiene di cioccolata, marmellata, canditi, burro e panna. In ogni piazza una vecchia Maslenitsa intrattiene grandi e piccoli con giochi e attrazioni. Su un cumulo di neve si costruisce una sorta di bambola in stoffa e paglia che la rappresenta. Al termine della festa il fantoccio viene bruciato in segno di buon auspicio. Anche se il paesaggio rimarrà innevato ancora per un mese, con questo rito si vuole celebrare la fine del rigido inverno e l'arrivo della primavera che in Russia inizia ufficialmente il 1 marzo. La Domenica delle Palme è invece conosciuta in Russia come la festa del salice. Invece dell'ulivo o delle palme viene usato il salice, la vierba, la prima pianta che sboccia dopo l'inverno. Si raccoglie nelle foreste di betulla o lungo i corsi d'acqua. I fedeli lo portano in chiesa a benedire. Tutti indistintamente invece la raccolgono per portarla sulla tomba dei propri defunti nel giorno dei genitori, il martedì dopo Pasqua. È tradizione infatti che in questo giorno la gente si rechi al cimitero, come da noi per i defunti, dove le famiglie si incontrano e pranzano insieme vicino alle tombe dei propri antenati. Da qui il nome di giorno dei genitori. Durante la Settimana Santa si svolgono numerosi riti sacri e divine liturgie nelle chiese ortodosse russe. La notte di Pasqua inizia al tramonto della vigilia e dura fino al mattino. La liturgia pasquale è molto lunga e varia. Ad una processione con il sacro sudario seguono invocazioni e preghiere che si ripetono incessantemente. Difficilmente i fedeli partecipano a tutta la liturgia, ma vanno e vengono durante tutta la notte. Dopo l'annuncio della risurrezione della notte, Cristo è risorto, Christos Vascrise, il giorno della Pasqua diventa una singolare festa popolare. In tutte le famiglie si consuma il kulish, un tipico dolce simile al nostro panettone con uvetta, con scritto sopra le iniziali di Cristo risorto, XB.
In famiglia si fanno bollire le uova che si offrono anche agli ospiti. Non usano in Russia quelle di cioccolato. Le uova sode, prima di essere consumate e offerte, vengono colorate. Una volta si dipingevano immergendole in tinture liquide preparate con cipolle, prezzemolo e bacche. Oggi vengono decorate con coloranti e pellicole che si trovano comunemente in commercio. Durante il giorno di Pasqua si è poi soliti andare a trovare amici e parenti per consumare insieme le uova, tanto che in giornata c'è chi riesce a mangiarne anche 10. La Pasqua ortodossa, che solitamente cade la domenica successiva a quella cattolica, così come viene celebrata oggi in Russia, ha origini lontane, ma solo da 10-15 anni è ritornata ad essere una festa religiosa con i suoi riti liturgici e popolari, che però solo molto lentamente ritrova una partecipazione che coinvolge le diverse generazioni. Maria Costanza, tocca a te. Ok. E volevo chiedere, nella società di oggi c'è anche chi afferma che non manchino i valori, ma che ci sia proprio una difficoltà nel tradurli proprio nella società. Lei che ne pensa? Cosa intendi per valori? Ecco, no, per valori... Non ti posso dare ragione sinceramente, e però ragioniamoci sopra. Quell'apparato comunque di idee, di principi, anche di scopi, che, su cui una persona decide di basare la vita, anche non scritti, non necessariamente non scritti, anzi forse è la prima cosa, il fatto che non siano scritti. Ma che ognuno si porta dentro, certo, senza dubbio. Vorrei evitare alcuni luoghi comuni. Per un verso mi viene da dire, ma... la società di oggi, ma il problema dei valori c'è sempre stato. Dalla società greca, professor Sabatini ce ne può dar testimonianza, prima ancora potrei dire da che c'è l'umanità. Il rischio di perderli c'è sempre stato, così come c'è oggi. Chiaramente le modalità, i modi di esprimersi, la tecnologia di cui siamo circondati, e questo ci caratterizza. Oppure l'immediatezza della notizia, gli spot, la pubblicità, tutto questo. È chiaro che tutto questo interferisce, interviene, condiziona. Poi il rischio della persona, a mio avviso, è quello di sempre, non solo di oggi. Per valori anche, certo, quello che tu dicevi lo condivido in pieno. Però mi viene anche da dire un'altra cosa. Valore in riferimento a cosa? Un modo di comportarsi, un atteggiamento, uno stile di vita, no? Uno stato d'animo, quel che posso chiamare virtù, lo chiamo se ho un riferimento. Altrimenti il vizio e la virtù mi si confondono, il valore e il disvalore mi si perdono. Io credo che nella società contemporanea, proprio anche per il tipo di cultura che viviamo, per le immagini che vediamo, per la ricerca di un'audience forzata, per fare spettacolo ad ogni costo, corriamo il rischio di distruggere i riferimenti stabili, saldi, e allora diventa riferimento buono quel che è utile vendere, quel che è utile far comprare. Però io poi a che cosa mi appello, a che cosa mi aggrappo, cosa vale davvero per la mia vita? Io credo che il disorientamento che spesse volte stiamo vivendo, non solo voi giovani, ma prima di voi noi adulti, questo senso di disorientamento venga proprio perché non siamo più in grado di dire che cosa davvero è valore, che cosa non lo è, perché perdiamo i riferimenti a cui appellarci. Si tira un po' a macinare tutto, a distruggere tutto, poi dopo a un certo punto ci si rende conto che abbiamo distrutto. E allora torna alla domanda di prima, quando si perde un'etica, si perde un riferimento saldo, poi tutto il resto diventa conseguenza. Quindi il valore fondamentale viene fuori anche dalla definizione, dal concetto di cui parlavate prima, di cui parlava il Vescovo, cioè... il bene comune, no? Mi pareva che tu avessi fatto un riferimento, sia pure come spessore culturale dietro, a qualche frammento tragico, quando ha detto
dei valori che sono, no, possono essere anche non scritti. A che ti riferivi? No, mi riferivo alle leggi morali. Sì, no? Alle leggi morali, in effetti. Antico. Volevo mettere di fronte, no, no, fosse emerso qualche ricordo dell'Antigone di Sofole, forse. Sì. Raptanomino. C'è sempre tra le mie sangue una traccia di antico. Quando si perde il punto di vista e il punto di riferimento, succedono cose brutte, insomma. Io stavo pensando, mentre lei parlava, invece ognuno ha il suo mestiere, a San Paolo, al capitolo secondo della lettera ai Romani, quando parla della coscienza e dice che chi segue con verità, con onestà, la propria coscienza, che talora lo incoraggia, talora lo rimprovera, è legge a se stesso, alla propria legge scritta nel cuore, non ha bisogno di norme esteriori, quando però la coscienza è sana, illuminata, fedele. Ma qui, una volta più che mai, la coscienza ha bisogno di riferirsi, di aggrapparsi a qualcosa di veramente stabile. Nel caso di San Paolo, o come lo posso sentire per me, è un Vangelo. Per altri, ecco allora, i valori vanno aggrappati a determinate rocce, se perdiamo quelle, addio. Eleonora. Sì, si sente spesso dire che i giovani di oggi sono sempre meno maturi e che vivono quindi da adolescenti anche durante quando questa età biologica è finita. Nell'ottica della responsabilità, che costituisce il fondamento dei valori cristiani, qual è la causa della pretesa di responsabilizzazione dei giovani? Cioè, pretesa, scusa se intervengo, vuol dire che, insomma, non tutti siamo obbligati a condividere, sì, questa affermazione dei giovani irresponsabili. E infatti anche qui credo che bisogna tornare a scindere, a squagliare certi luoghi comuni, perché io stasera qui davanti sento c'ho dei ragazzi intelligenti che ragionano, che hanno studiato, quindi non vorrei dire immaturi, anche perché siete vicini alla maturità, ma proprio perché sento anche delle domande sensate, dei ragionamenti che tengono, quindi attenzione a buttare via tutto. Che ci possano essere dei ritardi dati anche da questioni di ordine sociologico, date dal ritardo nel trovare lavoro, gli studi che a volte si prolungano anche eccessivamente, quindi dei cordoni ombelicali con le famiglie che faticano a staccarsi, tutto questo ci sta ed è vero, che ci siano anche dei condizionamenti di ordine sociale per questo, senza dubbio. Però accanto a questo mi rendo anche conto che molti giovani, quando vogliono, sanno essere se stessi e sanno essere maturi. Allora vorrei dire, cosa pensare? Pensare che molto dipende dalla responsabilità del singolo, dall'educazione ricevuta, ma anche dal senso di responsabilità che ognuno tiene. E quando si rapporta bene con se stesso, quando ha coscienza di chi è, della propria dignità e quindi anche della propria responsabilità, quindi quando mette a fuoco la coscienza, ripesca i veri valori, eccetera, a quel punto il giovane matura. Io resto convinto che questo tipo di giovani siano molti, molti di più di quanto ci immaginiamo. Poi che cosa accade? Che magari uscendo fuori, in piazza, così, ognuno fa il furbetto insieme agli altri e allora si ha un'immagine quasi deteriorata, ma è effimera quella. La vera immagine di molti giovani invece è quella che ritroviamo nel colloquio personale, nell'approfondimento, nella riflessione. Allora ci si rende conto che c'è molta più maturità in giro di quanto non si voglia immaginare, o almeno questa è la mia impressione. Questi sono i giovani che incontro spesso, più degli altri. Posso in qualche modo intervenire, io per esempio, io sto scoprendo, ormai insomma, da vecchio, che c'è una doppia come dire, via di comunicazione con i ragazzi che mi capitano così, mi capita di conoscere insomma, in vari ambienti eccetera, una doppia via di comunicazione che spesso e volentieri come dire, si configura come due cose nettamente separate. Che i ragazzi tendono spesso, noi si direbbe a bamboleggiare, no? Oppure a apparire più bambini nei confronti degli adulti che in qualche modo hanno su di loro o delle responsabilità o anche delle pretese, magari
non so, delle richieste, in realtà poi quando c'è qualche sprazzo di verità uno si accorge che dentro ci sono menti che ragionano, responsabilità che emergono, ma scarso conformismo, ma tentativi di, insomma, di ricerca, di coscienza estremamente forti. Io vorrei da loro una conferma, perché proprio da loro è venuto, no, non solo da questi, ma insomma c'è qualcuno che può dire, è successo qualcosa in quest'ultimo anno che ci siamo conosciuti, è venuto fuori, come dire, da qualche commento, oppure mi sono sbagliato, semplicemente. Sei illuso. Mi sono sbagliato, ma in generale è vero, io credo e sono d'accordo con lei che effettivamente, insomma, questa deresponsabilizzazione venga fuori più che altro dal conformismo dell'apparire, e poi i condizionamenti sociali sono forti, no? Cioè nella società, voglio dire, i ragazzi si tengono, anche per motivi di ordine economico, si tengono più legati alla famiglia perché non possono uscire. Non possono fare diversamente. E questo certamente deresponsabilizza e allunga i tempi della maturazione. Questo senza dubbio è un dato di fatto. Molto credo che influisca anche un poco, qui siamo in uno studio televisivo, no? La cultura dell'immagine e il mondo delle comunicazioni, dove si tende, per statuto direi, proprio per natura stessa, più a colpire l'immaginazione, più a folgorare con la notizia, con l'immagine, che non a stimolare ragionamenti. Sì. Il libro, tutto sommato, aiutava di più sotto questo aspetto. Il computer, me lo giostro come voglio, ci prendo quel che voglio, seleziono, e non sempre mi stimola una riflessione, un dialogo, un confronto. Lo stare di fronte all'immagine, tutto sommato, mi rende alquanto passivo e quindi non favorisce la maturità personale della reazione, del ragionamento, dell'approfondimento. E questa è una riflessione che andrebbe non solo presa in considerazione, ma anche approfondita. Purtroppo spesso non lo so, le strutture che ci sono ancora oggi, secondo me vecchie, non consentono di approfondire certi temi, ma la cosiddetta cultura mediatica, oppure non so, l'utilizzo delle tecnologie, spesso e volentieri la tecnologia diventa un fine. Voi siete sempre con queste macchinine dietro, avete ragione, perché effettivamente portano dei grandi vantaggi. Una volta per fare una ricerca a qualsiasi persona, anche a uno studioso, ci voleva un anno, e ora in due minuti uno ha tutti i dati davanti a sé. Però va considerata per quello che è, cioè uno strumento, e non il fine della riflessione. Mi consenta, può essere una ricchezza enorme, veramente, una possibilità magnifica, purché venga sempre usata con intelligenza. Nel momento in cui sostituisce la fatica o non stimola la riflessione, allora diventa un danno. Anche loro. E come si può fare? Lo so, è vero che comunque l'immediatezza dell'immagine oggigiorno è qualcosa di veramente prezioso. È un valore, certo. Quindi bisognerebbe sfruttare, non so come, però magari c'è chi ci pensa, chi ci propina pubblicità sicuramente saprebbe come fare, a sfruttare l'immagine, a stimolare a, che ne so, un approfondimento alla cultura, anziché a comprare un paio di scarpe o d'occhiali. Certo, senza dubbio. Mi ricordo che all'inizio degli anni 90, per esempio, proprio nella scuola, io ero ancora in forze come dirigente, e c'era chi fra i grandi uomini di scuola, fra l'altro, no? Che andavano dicendo che finalmente c'era questo nuovo modo di non solo ricercare ma anche apprendere attraverso le tecnologie, e una volta senti dire e il libro è finito. Ora tutte le cose finiscono, perché storicamente è ovvio che però ecco, mi pare il vescovo abbia alluso al fatto che il libro ha ancora una funzione, e cioè la funzione positiva del... Il libro per un verso, perché mentre leggo rifletto molto più che mentre sono colpito da immagini immediate, ma vorrei dire anche di più: se seguo un dibattito televisivo io lo recepisco così, passivamente, posso reagire dentro di me, ma non ho contraddittorio. Al contrario invece,
incontrarci, dialogare, parlare, magari anche una discussione, talvolta animata, però stimola domande e risposte reciproche. Credo che i nostri ragazzi crescendo non abbiano bisogno di questo continuo colloquio. Bene, ora ci dobbiamo fermare tra qualche secondo per una breve interruzione pubblicitaria e poi riprenderemo la nostra discussione.